Non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne. Ed ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all'adozione di figli privi di famiglia. Questi figli si reca un grave pericolo, un grave danno, poiché in tale famiglia supplente essi non trovano il padre e la madre, ma o due padri o due madri. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur, Ave Maria. Cari amici e cari fratelli nella fede, avevo fatto un briefing, ma già era diventato vecchio perché ci sono state delle grosse novità. Riguardo proprio, potete vedere dietro di noi in sovraimpressione, dopo che Dorotea ha fatto il suo video editoriale di ieri riguardo le vere frasi dette da Papa Francesco che hanno suscitato scandalo, quelle tagliate, rielaborate, fatte ad hoc, e quindi si è reso necessario un nostro intervento congiunto. Sì, hai detto bene, uno prepara il briefing ma stiamo già sul vecchio perché queste cose, insomma, ci si rincorre un po' troppo anche con gli scoop, bisogna per forza aggiornarsi in continuazione, non si fa in tempo ad aggiornare che già è vecchio quello che è stato aggiornato. Io vorrei solo fare una piccola premessa e poi parleremo appunto di tenere, intanto avvisiamo, di tenere bene a mente le parole di Giovanni Paolo II, quelle dottrina cattolica, le ripetiamo, non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne ed ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all'adozione di figli privi di famiglia. A questi figli si reca un grave danno, poiché in questa famiglia supplente, messa tra virgolette nell'Angelus, essi non trovano il padre e la madre, ma due padri oppure due madri. Comunque, è l'Angelus, ce l'hai la data sotto mano, Esther? No, in questo momento no, però se vuoi posso andare a vedere. Sì, sì, vado subito a vedere, te lo dico subito. È un Angelus, l'avete visto, è pubblico proprio, quindi detto da Giovanni Paolo II. 20 febbraio 1994. Ecco, era l'anno, mi pare, della famiglia. L'anno della famiglia, sì, sì. Quando poi lui poi si sentì male e fece il famoso Angelus a maggio. Sì. Allora, di cui abbiamo già messo il video. Attenzione, quella non è l'opinione di Giovanni Paolo II, quella è la dottrina della Chiesa Cattolica. Il Papa, perché i Papi Vescovi sono portavoce della rivelazione, di ciò che Cristo ha rivelato. Ecco, questo diciamo che è un po' lo specchietto e lo scudo di cui si è servito Bergoglio nella famosa intervista, quando dice, ma io ho sempre difeso la dottrina. Ecco, vi abbiamo dimostrato come si difende la dottrina e come un Papa deve difendere la dottrina. Ora, abbiamo fatto un video, ci ho messo io la faccia ieri, dove i commenti sono stati più o meno scombussolati. Io posso capire tranquillamente lo sconcerto perché lo abbiamo avuto tutti, però non accetto diciamo una certa superbia, perché noi siamo intervenuti per due motivi. Uno, la frase riportata nella prima ondata di notizie è falsa, non esiste. Il secondo, quindi nel video, il secondo momento, perché sono due momenti in cui trattiamo l'argomento, uno è questo della falsità di quella frase. La frase non esiste, ne abbiamo detto, non si cura un male con un altro male. Se il male è Bergoglio, che in quanto uomo le spara grosse, non è che tu lo puoi curare con la calunnia, però. E questo è il problema. E abbiamo affrontato l'argomento per farvi capire da dove parte il problema Bergoglio. Perché Bergoglio non è nato oggi. Bergoglio non cade dal pero.
Allora, o capiamo bene che Bergoglio sta seguendo un progetto del quale lui c'è nato dentro, è discepolo. O allora, ragazzi, è inutile che pretendete poi di scrivere, di parlare e di sapere le cose, perché non è quello che voi a volte dite. Quindi ecco perché abbiamo messo anche Giovanni Paolo II, che sia chiaro qual è la dottrina cattolica. In questo modo già uno può capire che cosa è accaduto. Però c'è un video del 2019 di 1 ora e 17 minuti, che vi abbiamo messo il link, che non contiene quella famosa frase che gli hanno attribuito, e quindi adesso discuteremo per il resto. Ma certamente il pensiero di Bergoglio è contorto, è ovvio, questo è ovvio, ma non si cura un male con un altro male. Se vogliamo curare il male che sta facendo questo pontificato, bisogna dire semplicemente la verità, ma la verità parte da molto lontano. Esatto. Parte con la crisi, parte proprio anzi da 200 anni, da quando questo pensiero moderno è penetrato nella Chiesa, questo volere, prima col cosiddetto cattolicesimo liberale, poi col cattolicesimo democratico e infine col concilio, col post concilio, con la Nouvelle Théologie, che si riassume proprio nel modernismo, quelli che Pio XII chiamava gli innovatori. Esatto. Infatti, vabbè, poi vedremo appunto, sì. Analizzeremo un altro paio di frasi molto gravi di Bergoglio in questa stessa intervista, perché per carità l'abbiamo messo anche in community, cioè quel video va ascoltato per il fatto che conferma che quella famosa frase di creare, che il coso civile deve fare una legge per le unioni civili, non l'ha detta, ma ha detto altre cose. Altrettanto gravi, che comunque dimostrano che il suo pensiero è un pensiero rivoluzionario, novatore, modernista, progressista, chiamatelo come volete, ma non è un pensiero cattolico doc. E poi anche Dorotea, diciamolo, questo virus modernista ha colpito tutti, ha colpito anche me tanto tempo fa, certe certo. Cose ecco, anche me. Negli anni 80 ha colpito anche me. Non è che noi siamo più belle e più brave del Papa, ecco. Ma guardate, io fui entusiasta lì per lì all'inizio, quando fu dato l'annuncio dell'84-86, che era ad Assisi. Sì, 86, il primo dell'86, sì. Però poi, non lo so, qualcosa dentro me mi fece capire che la seguì, e la RAI faceva tutte le dirette, non c'era il computer, però qualcosa alla fine mi rimase sciapo. È un po' come, e sì. Ho cominciato un po' a capire che c'era qualcosa che non andava. È un po' come quando hai una malattia, i primi sintomi non si capiscono bene o si ignorano, quando poi esplodono non puoi più ignorarli, insomma. E a volte non c'è più rimedio, ma il rimedio c'è. Sì, il Signore, infatti, ricordiamoci la prima tavola rotonda con padre Serafino Lanzetta, il vaccino alla pandemia del modernismo ce l'abbiamo, il Signore ce l'ha dato, solo non si sta usando in massa, lo sta usando la Madonna alle anime, proprio ai suoi apostoli. Ma infatti il successo che ha avuto il video di ieri, ma è sempre lì, non ce l'hanno i video dei santi, i video in cui parliamo e leggiamo i santi non sono così virali, questo è un altro campanello d'allarme, tutti che ci diciamo cattolici, ma tutti che andiamo alla ricerca poi dello scoop, della polemica. Io vi ringrazio, comunque la pensiate, io ringrazio che è stato ascoltato, però... mi dispiace di più che quelli sui santi, quelle sulle catechesi non ottengono la stessa visualizzazione. È evidente, poi ci sono quelli apocalittici che arrivano alle 100.000 visualizzazioni in 2 giorni. E questo chi lo fa? Chi li segue? Scusatemi, i cattolici. Però tutti pronti poi a dare addosso a Bergoglio. Ecco. Allora, Dorotea, io direi andiamo avanti. Sì. Cominciamo insomma con l'analisi dei fatti, perché i fatti sono importanti come le parole.
Dunque, Andrea Zambrano, in un articolo di oggi, 23 ottobre, intitolato La torta avvelenata, la marcia gay studiata a tavolino, spiega esattamente che cosa è successo. Cioè che il Papa effettivamente non ha mai detto quella frase, ha parlato sì di quell'argomento, ma sono state tagliate ad hoc ed estrapolate, non solo estrapolate, ma proprio tagliate ad hoc per fargli dire una cosa che non stava dicendo. Esatto, ma voi Ecco. pensate, il video di cui vi abbiamo messo appunto l'avviso, anche in community, che è l'intervista originale che un canale di YouTube ha messo sotto la traduzione in italiano, sono 9 minuti di tutto il passaggio. Guardate la stranezza, se fa per dire, anche il giornale Gay News l'ha riportato, ma ha tagliato la prima parte. Ah, La sì. prima parte di questo discorso del Papa è molto interessante invece, perché a un certo punto la giornalista gli chiede, ma queste persone che lei, alle quali lei telefona, poi dicono che lei ha detto così, così e cos'ha. E questi poi vanno, si presentano dal sacerdote e dicono, ma l'ha detto Papa Francesco, lei adesso faccia così. E questi sacerdoti si mettono le mani nella testa, nei capelli, perché non sanno cosa fare. Il Papa risponde che si sono inventati tutto. Andatevela ad ascoltare, proprio l'inizio. Guarda Dorotea, facciamo così, vado in community e faccio vedere direttamente anche il link, che tu l'hai messo in community, eccolo qua. Eccolo Sì, è la prima, sì. qua, lo potete vedere dalla community, lo sto mostrando, ecco. C'è proprio tutta Ecco. la traduzione. E dove proprio la parte iniziale comincia con la domanda al Papa delle telefonate che lui faceva, si facevano, e queste persone che riportavano delle risposte che non sono assolutamente cattoliche. E il Papa smentisce. Allora uno si chiede, ma cazzarola, scusate il Ecco. termine, ma perché non lo fai con la Santa Sede? No. Perché Bergoglio lavora così, i gesuiti lavorano così. Io non ti devo smentire niente. Perché? Perché lui poi giustifica dicendo, sì, si sono inventati la risposta, del resto io non so chi ho davanti, io non so quale tranello mi vogliono fare, no? E quindi io ho davanti un figlio di Dio, quindi io non lo posso cacciare via, non posso dire di no a nessuno. E poi ha detto una frase importante. Dice, ma è evidente che se io gli dico che è figlio di Dio, gli sto dicendo adesso mettiti in pace con Dio. Parole di Bergoglio, andatevela a sentire. Tutto questo è stato tagliato da quel sito Gay News. E quindi hanno riportato solo l'ultima parte, quella della storia sull'aereo che lui aveva dato del psichiatra. Di mandare il psichiatra al psichiatra il bambino Sì. che desse segni di omosessualità. Allora, il problema, attenzione che noi non stiamo parlando di questo problema, stiamo parlando della Chiesa, della Chiesa come deve reagire, e come deve parlare un Papa. Paolo, Giovanni Paolo II ce lo insegna, non può costituire una vera famiglia, eccetera. E Bergoglio lo dice, non può essere considerata una famiglia. Allora dove sta l'inghippo? Dove sta l'inganno? Che lui poi, per rispondere, prima dice il vero, cioè hanno sbagliato loro, però siamo tutti figli di Dio, eccetera, eccetera. E c'è stato il particolare della questione dei figli, ma lui sta dicendo in poche parole. Se io ho un figlio omosessuale, che faccio? Lo butto fuori casa? No, io sono una mamma e non lo farei mai, mai. Ma se il figlio mi dice vengo a casa col compagno, io gli dico no, a casa col compagno non ci vieni. Sono cattiva per questo? No, non sono cattiva per questo. Questo è il punto, non so se mi spiego. Quindi Bergoglio sta dicendo i genitori che si trovano in queste condizioni con i figli così non li possono buttare fuori strada. A parte che ognuno deve rispondere di suo, non è il Papa che può dare
dire lo fai e non lo fai, perché non può obbligare, perché questo poi è qui davvero il caso per caso, è la coscienza. Quindi se io ho un figlio drogato e vedo che con i miei metodi materni non funziona, io devo usare metodi più drastici. E se devo mandare il ragazzo in una comunità, lo devo mandare in una comunità. Questo non è per fare un paragone, ma per far capire che ci sono dei problemi nelle famiglie. E certamente che i genitori devono cercare di risolverli, non di buttare fuori il problema. Il problema non lo si butta fuori cacciandolo via così, quando è un essere umano ed è figlio. Lo si fa cercando tutte le vie possibili. Ecco, quindi il Papa voleva dire questo, cioè non lo puoi buttare fuori. E la questione anche di un bambino, perché si parlava dell'adolescente, e quindi lì il famoso discorso che lui dice, la frase mi è scappata, già scusarsi e giustificarsi sulla risposta data sull'aereo ha sbagliato. Perché dice che il giorno dopo tutti i giornali fecero il titolone, ecco, il Papa manda i bambini dai psichiatri. Però un Papa non dovrebbe occuparsi dei titoloni dei giornali, ecco. Esatto, non doveva giustificarsi, ecco. Neppure adesso con l'intervista. Ecco, semmai c'è un organo che si chiama Ufficio Sala Stampa. Voi dovete sapere che Giovanni Paolo II strinse questa grande amicizia con Ratzinger, perché Ratzinger, da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è il prefetto, è portavoce vero di tutte le parole che dice il pontefice. Chiaro, in teoria oggi dovrebbe intervenire la Daria, che è un gesuita, ecco. Ma che ovviamente non lo farà intervenire, non lo farebbe, ecco, intervenire, perché all'inizio, se vi ricordate, scusate queste parentesi, ma cercate di capire, Monsignor... il prefetto che c'era prima, dai, è il cardinale Müller. Müller, sì. Sveglia, il cardinale Müller ci provò all'inizio, quando uscì la questione di Amoris Laetitia, lui fece un articolo memorabile, meraviglioso sull'Osservatore Romano, che glielo pubblicò, atto proprio a cercare di giustificare un po' certe linee di Amoris Laetitia, ma mettendo i paletti dottrinali. Al Papa non è piaciuto. Infatti disse di rivolgersi a Schomburg. Ecco, Dorotea, a proposito, questa poi è un'intervista, ma il Papa, qualunque Papa, quando parla in un'intervista, ma è magistero? Allora, questo è un bel grosso problema, perché, per esempio, pochi sanno che la prima vera intervista, chiamiamola così, proprio a un giornale laico, fu fatta da Leone XIII alle Figaro, a una donna socialista, figuratevi un po', però non è mai stata resa pubblica, mai. Ora, certo, con la questione, per esempio, lo stesso Pio XII, che è stato un papa molto mediatico, se vogliamo fare questo paragone, non ha rilasciato interviste, perché comunque stava molto attento al fatto che lui era il Papa, era consapevole che tutto ciò che diceva sarebbe stato usato contro la Chiesa, perché quello è il problema quando un Papa parla, che ciò che dici ricade sulla Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, veramente anche questa storia dei libri comincia appunto con Giovanni Paolo II, tutte queste novità. Anche il libro di per sé non è assolutamente infallibile, però certo, è detto da un Papa, non può, non potrebbe, non dovrebbe contenere errori. Questo è un altro problema. È anche vero che, per esempio, Paolo VI rilasciò un'intervista alla Radio Vaticana, ma annunciava l'apertura dell'anno santo, era in quell'occasione si parlava dell'anno santo. Ecco, sì, ecco. Anche a Guiton, no? Sì, sì. Ha fatto due libri interviste, per carità. Però, ecco, per esempio, lì, certo è stato molto provocatorio, si vede l'indole modernista di Paolo VI, emerge tutta, però emerge anche la voglia di questa apertura, ma con i paletti. Cioè,
stiamo sempre lì, la dottrina non si tocca. Ecco, però già all'epoca, forse sono d'accordo con te che è cambiato con Giovanni Paolo II, nessuno si era mai sognato di usare i dialoghi con Jean Guiton come magistero. Qualcosa è cominciato a cambiare dagli anni Ottanta, effettivamente. Certo, non... il problema è che queste interviste lasciano il tempo che trovano, perché noi stiamo discutendo anche sulla questione dell'infallibilità papale. Esatto. In un certo senso, forse aveva ragione chi diceva che si sarebbe ritorta contro al Papa stesso come un boomerang. E in un certo caso sta avvenendo, perché? Perché se noi già vediamo dopo la proclamazione del dogma dell'infallibilità, noi vediamo un crescendo e un separarsi anche a causa del cambiamento socio-politico della figura del Papa, perché il Papa non era più il Papa di Roma, parliamoci chiaro, e quella figura era scomparsa. Poi quando è arrivato Mussolini, prima il re, poi Mussolini, Roma aveva un altro capo, non aveva più il Papa, che prima passeggiava nei giardini del Quirinale, si faceva le passeggiate a Trastevere, a voglia quanti aneddoti e storie ci sono. No, non lo poteva fare più, era prigioniero in Vaticano. Quindi certamente è cambiata l'immagine, e quindi l'infallibilità papale andò a cercare a parare anche l'immagine del ruolo del pontefice, al quale comunque tutti i cattolici del mondo non dovevano distogliere lo sguardo. Questo fu l'intenzione del Concilio Vaticano I su questa infallibilità. C'è chi critica infatti un certo atteggiamento che è cominciato effettivamente da Pio XII. Fu Pio XII ad usare le telecamere, in un certo senso propagandistico. Certo, stiamo anche con Pio XI, comincia con Pio XI sotto l'era del fascismo, perché si usava molto il mezzo di comunicazione, non vi dimenticate la radio, l'ha aperta lui, eccetera, eccetera. Però è sotto Pio XII abbiamo il primo film, il Pastor Bonus, no? Però già qualcosa... Scusa Dorotea, già qualcosa si cominciava con Benedetto XV, perché ti ricordi che padre Lanzetta ha raccontato che il culto della personalità del Papa, perché alle udienze, e ne faceva poche comunque Benedetto XV, si diceva ai presenti: mi raccomando, dovete pendere dalle labbra del sommo pontefice, dell'augusto signore in terra, insomma. Allora, è cominciata veramente con Pio X, io sì, ricordo quello che ha detto appunto, sì. Ma se vogliamo, io ho i famosi volumi scritti durante il periodo di regno di Leone XIII, e questo linguaggio aureo cominciò appunto per difendere Leone XIII, che non ci dimentichiamo era prigioniero in Vaticano. Poi Pio X fu il primo, dopo la questione romana, ad aprire le porte del Vaticano, dopo 25 anni chiuse, pensate un po' voi, facendo le udienze generali nel cortile San Damaso, ecco, e quindi no, l'augusta persona, quindi si incominciò ad usare il linguaggio che, se vi ricordate il regime fascista, no, c'era tutto quel linguaggio aureo, no? Sì, eccetera. Certamente lo usarono anche i pastori, perché il linguaggio era quello, c'è poco da fare. Quindi certamente ed è rimasto un po' nel pontificato di Pio XII, che naturalmente lui ha vissuto i due periodi. Anche se già a metà degli anni 50 cominciò a dire non è necessario usare tutte queste espressioni, va bene dire il Santo Padre, il Romano Pontefice, ecco. Cerchiamo anche noi di essere più sobri. Ecco. Lui a cominciare ad avvicinare, voi pensate che tutte le udienze che faceva non c'erano le transenne. Non c'erano le transenne. Ci sono le immagini. Non c'era il cordone di guardie. Accanto a lui non aveva i Men in Black. Attorno a lui aveva prelati. Aveva tutti i prelati. Esatto, quello che si vede...
diciamo. Quello che si vede nel film Pastor Angelicus, lui che lui tra la folla, tra il popolo che abbraccia i bambini, stringe le mani, cambia anche lo zucchetto, gli offrono un altro zucchetto. Ha cominciato. Sì, perché gli, ecco, non è fatto ad hoc per quel film, era reale. Era reale quello che si vede del Pastor Angelicus. Era tutto spontaneo, era. Certo, qualche mossa, qualche cosa gliel'hanno fatta ripetere, insomma, essendo il Papa. Sì. Però tutto questo, scusate la divagazione, che non è divagazione, ma è per farvi capire anche il fatto che questo pontificato ha a schifio questa figura aurea del pontefice, perché io non la sto condannando, noi non stiamo condannando quello, la figura aurea del pontefice prima del concilio. Il problema è il culto della personalità. Però, esatto, quello vogliamo arrivare. Cioè si è arrivati piano piano al culto della personalità. Quindi, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto in un video, il problema della tiara, perché quando Paolo VI tolse la tiara, tolse questa protezione al papato e al pontefice. È da lì che abbiamo cominciato con un pontificato ad personam. Ecco che l'intervista, vedete come tutto si collega. Il Papa, non portando più quella tiara, ma anche simbolicamente o come volete voi, non è importante, il gesto è stato devastante. Perché? Perché ha spogliato il Papa di quella protezione veramente aurea che gli veniva dal servizio celeste, dalla grazia di Stato. Non che questa grazia di Stato sia venuta meno, però certamente non è più efficace come prima. Primo, perché tutti i papi hanno disobbedito alla Vergine Maria. Secondo, perché con questa scusa, con questa cosa vera, che è l'infallibilità papale, ma soltanto ex cattedra, dalla cattedra, poi spieghiamo un secondo, e dopo perché la tiara è stata tolta, per cui da quel momento il Papa è rimasto scoperto, in balia dei tempi e degli attentati. Allora, non che prima non si facessero, intendo gli attentati anche giornalistici, cioè anche questo, gli attentati al papato, ecco. Ecco, anche questo atteggiamento, tant'è vero che il Papa Paolo VI nel 75, nel Giubileo, fece addirittura un incontro con i giornalisti chiedendogli perdono. Ma di che? Perché la Chiesa era stata dura con i giornalisti. Gli chiede perdono. Ma pensiamo anche al fatto, la visione profetica del segreto di Fatima, quelle frecce che vengono lanciate al Papa. Su Lucia ha sempre spiegato che non hanno un significato solo fisico e che non erano indirizzate solo a un Papa specifico, ma erano attacchi proprio al papato. Questo lo dice su Lucia. Sì, perché il Papa infatti non identifica il Papa. Esatto. Questo è importante. Non lo identifica, non sa chi è. Però è il Papa, punto. Quindi tutto questo per arrivare a quella questione poi, quindi, delle interviste. È un boomerang questa cosa dell'infallibilità. Perché? Perché di fatto poi alla fine è stato usato e strumentalizzato con questi pontificati ad personam. Per cui piano piano, guardate che si vede, se vi studiate la storia, da Giovanni XXIII che prende delle decisioni, a Paolo VI che ne prende altre, a Giovanni Paolo II che ne prende altre ancora, si vede un'escalation però di degrado della figura del pontefice. Ecco. Benedetto XVI è l'unico della serie che tentò di riportare un po' un'immagine del papato a un certo discorso. Quando lui in una delle ultime messe si rimise il famoso fanone, no? Quella, adesso la foto non ce l'abbiamo sotto mano. E lui lo mise, lo disse, lo spiegò Monsignor Guido Marini, per ricordare a chi lo vedeva che lui era il maestro della fede della Chiesa, maestro di dottrina. Quindi Benedetto XVI aveva voluto riportare anche un'immagine con certi abiti, che, l'immagine del Papa, quella mantellina rossa
non era un optional tanto per fare la passarella, la mozzetta, la passarella, la... da passeggio. Ah, la si usava soprattutto con i principi cattolici per ricordare loro di che cosa è morto San Pietro. Cioè, come dire a loro: guardate, io sono un martire, non mi corrompete. Anche le scarpe rosse, vabbè, prima erano pantofole, poi Paolo VI cominciò a usare le scarpe perché viaggiava, ecco. Sì. Rappresentano il martirio, perché San Pietro è stato crocifisso a testa in giù, quindi il martirio comincia dalla testa e dai piedi. Quella mantellina rossa, ricordatevelo, che mettevano i papi fino a Benedetto XVI, che Giovanni Paolo II l'usò all'inizio, ma poi non la so più. La usò poco. Perché... stava a significare, ragazzi miei, che il Papa, parlando con le autorità, i principi, i re, gli diceva già loro, presentandosi così: non fatemi promesse oscene, non fatemi, come si dice, concordati strani, perché io non li posso accettare. Ecco. Questo significava. Ecco, allora, intanto mi scuso che... Ciao Valerie, ha sentito ecco, la voce. Sì, intanto per chi volesse... Non sono divagazioni. No, assolutamente, infatti. Sì, intanto per approfondire potete vedere in sovraimpressione dietro di noi, Dorotea ha fatto un articolo e poi vi ha fatto anche un video, il potere delle chiavi, verità e mistificazioni, su cosa consiste l'autorità pontificia. Potete, il vero uso delle chiavi, potete leggerlo oppure potete ascoltarlo. E poi anche riguardo, ora sempre nel nostro sito, ora non l'ho trovato, sempre Dorotea ha fatto un significato del vestiario pontificio, ha spiegato il significato, che non è così campato per aria. Anche il cosiddetto camauro, che non è mai stato abolito ma è in disuso, anche la mozzetta, un prossimo papa se vuole la può mettere, non è che è stata abolita, ha il significato della corona di spine. Esatto. Questo perché? Perché la persona papa deve coprire la persona privata che occupa la cattedra in quel momento, proprio a dire la continuità. Dopo di me prima di me c'era qualcuno, dopo di me ce ne sarà un altro, ma resta il papato, la cattedra di Pietro è sempre la stessa. E vi ricordiamo che dalla proclamazione del dogma dell'infallibilità papale ad oggi, questa diciamo prerogativa del sommo pontefice è stata usata solo due volte, tre se vogliamo fare pignoli, vi dico qual è. L'Immacolata Concezione 1850. Sì, i due dogmi. I due dogmi mariani. I due dogmi mariani. E vabbè, anche se il dogma mariano è stato fatto prima, però mi pare. Allora, quello dell'Immacolata 1854, okay, quello... Il dogma papale è stato fatto dopo però. 1878. Però insomma andava a sigillare sì. L'infallibilità papale, appunto. Sì. Cioè impegnava con l'infallibilità papale che non era più discutibile la questione. E quindi anche per quello fu fatto, perché poi c'era chi insomma aveva mosso discordanze. E poi... l'assunzione di Maria al cielo, il dogma fatto da Pio XII. Che cadono proprio il primo novembre, cadono i 70 anni, Ecco. Perché nel 1950. Ecco, pensate un po', quindi pensiamoci bene. E la questione poi dell'apertura del Concilio, se vogliamo, ricade nell'ufficio infallibile del Papa, che il Papa può decidere di aprire un Concilio quando gli pare. Non è che deve chiedere il permesso a noi. Ma i vescovi possono... I vescovi... Quando diciamo no al concilio, no al concilio, calma. Scusa Dorotea, ma i vescovi possono chiedergli di indire un concilio, un sinodo? Certo. Ah, sì. Non lo sapevo. I vescovi chiedono e il Papa decide. Ah. Eccola lì. I vescovi... La collegialità, come spiegava nella Communionis Notio anche Benedetto XVI da prefetto della CDF, non è... la maggioranza dei vescovi decide e io faccio, no? O il Papa si mette in una delle due maggioranze o minoranze. Oppure media fra le due, no, non funziona. O media, ecco, ma no, facciamo, no? E se no non è più maestro della fede.
non è arbitro, è maestro. Non è arbitro, esatto. Certamente ha una funzione anche di moderatore fra i vescovi, questo sì, ma lui prima di tutto è maestro. Infatti da dove parte questa moderazione? Dal chiedere, se vi ricordate come avvenne il dogma dell'Immacolata, Pio IX chiese, prima ricevette delle lettere, delle richieste dai vescovi, poi lui chiese a tutti i vescovi del mondo, dopo decise. Lo stesso ha raccontato Pio XII, gliel'avevano chiesto di completare con l'assunzione, dopodiché fece chiedere a tutti i vescovi del mondo cosa andasse, cosa non andasse, dopodiché ha deciso. E guardate, cominciarono... La funzione. Esatto, cominciò dopo la guerra. Vedendo oggi che, scusami, cosa è successo oggi? Che Bergoglio è ostaggio della Chiesa tedesca. È forte quello che dici, Dorotea, eh? È forte quello che dici. Ma è vero, è ostaggio. Perché, lo diciamo subito, quando Giovanni Paolo II è stato minacciato dalla Chiesa tedesca, perché guardate che non è una cosa di oggi, anzi il povero Paolo VI è cominciato tutto lì, il catechismo olandese, la comunione alla mano, e Paolo VI disse a tutto no, però cercò il compromesso. Tant'è vero che fu messo a nota che laddove la comunione alla mano era ormai diventata prassi, che si poteva fare e lasciare. Però doveva terminare a un certo punto. Ormai era la comunione alla bocca. Sì. Il catechismo olandese non fu buttato nel fuoco, anche virtuale, no? Fu solo corretto con le correzioni a nota. E quello non va più bene. Sono dei compromessi. Ora, perché? Sempre per paura dello scisma. Beh, però Dorotea, io posso fare un po' l'avvocato del diavolo e ti posso dire che un papa deve fare di tutto per evitare uno scisma, comunque. Certo. Sì, però non diventando ostaggio. Attenta. Certo, non sì, sì. Non diventando ostaggio, perché io ricorderò sempre un articolo, adesso non mi ricordo se era Tito Casini, comunque negli anni 70, che Paolo VI avrebbe detto, ma io non ho mai trovato la fonte, quindi vi dico con il condizionale, avrebbe detto che non bisognava cadere in quello che era successo nel Concilio Vaticano I, cioè c'era stato uno scisma. I vetero cattolici, che non accettarono l'infallibilità pontificia, ecco. Per spiegare, tante, vabbè, quella era la scusa, diciamo era la scusa. Quella è stata la scusa. Ora, Paolo VI ebbe paura, sì, sia per la questione mariana, ecco il compromesso, facciamo la Mater Ecclesia. Il titolo già esiste, Gian Maria è Mater Ecclesia, nessuno potrà dissentire. E invece ci fu la discussione anche lì, andatevi ad ascoltare il video di Lanzetta. E Paolo VI ebbe davvero paura di uno scisma, con tutta la reniana francofana, quindi fece, poi lui amava la Francia, amava i francesi, amava la cultura francese, Paolo VI. Il socialismo francese dal volto umano, era innamorato di questa filosofia. La sua conversione chi era? E quindi fa amicizia con questo Guiton e solo a lui rivelerà, appunto ci saranno queste interviste dove aprirà davvero il suo cuore. Ma lì si capisce tutta la drammaticità della situazione. Ora, tutta questa papira per dirvi che cosa? Che certamente un papa deve fare attenzione. Paolo VI infatti come reagì? Paolo VI reagì duramente, tant'è vero che quando arrivò in Germania fu preso a sassate. No, a Bruxelles mi pare. No, Giovanni Paolo II è stato preso a sassate in Olanda. Dove? In Olanda. Dai miei purtroppo confratelli domenicani. Però in Olanda erano in Olanda erano discepoli di Schilderbeck, quindi non mi stupisce.
Stiderbeck, il famoso eretico, che ecco quello fu bloccato dalla Chiesa, per carità, ma però compositore del collaboratore del catechismo olandese. Però bloccato in che modo, Dorotea? Bloccato in che modo? Voglio fare solo un collegamento. Prego. Capiscono. Il catechismo olandese, state attenti, che fu difeso dopo, nel senso non del suo contenuto, ma di aver provato di dialogare con la Chiesa, indovinate da chi? Da un giovane Jorge Mario Bergoglio. E sta proprio in quella famosa libro intervista con il suo amico rabbino di Argentina. Tra il cielo e la terra. Bravissima. Lì c'è un passaggio. Il rabbino è scorca. Dove lui non è che difende il catechismo proprio olandese, il contenuto, ma dice che è stato un bene, cioè che è stato coraggioso. Chiaro? Perché bisogna aprire i processi. Perché bisogna capire come ragiona Bergoglio. Ecco, dicevo appunto, Giovanni Paolo II fu preso a sassate. Giovanni Paolo II fu d'accordo, fu severissimo con i principi non negoziabili. Guardate che cosa va detto nel 1994 in difesa della famiglia. No, non si può. Ne deriva, dice addirittura, guarda, ce l'ho qui, a questi figli si reca un grave danno. E poi, se vi ricordate, nel 2000, quando si fece il primo Gay Pride a Roma, Giovanni Paolo II dalla finestra dell'Angelus lo condannò e disse che quello fu un attentato grave alla cristianità. Giovanni Paolo II, oh certo, è quello che ha fatto il nuovo compromesso con lo Stato italiano. Nuovo concordato, sì. Il concordato, beh sì, compromesso Esther, e con la Chiesa italiana, per carità di Dio, e con lo Stato italiano. Ha fatto dei passetti in avanti anche lui, è vero, ma è stato severissimo con i paletti. Questa è un'altra cosa che poco si dice. È stato molto severo con i paletti. Diciamo che di Giovanni Paolo II possiamo criticarne il governo, ma il suo è stato un magistero assolutamente dottrinale. Sì, neanche ne dicano i gruppi tradizionali. Vabbè, questo è un altro discorso. Sì. Delle frasi di John, ma sapete, se si fa il gioco delle estrapolazioni, noi faremo diventare eretico persino Gesù Cristo. Ma il diavolo come ha tentato? Ma il Signore è stato tentato dal diavolo con la Bibbia? Cos'è? È il padre di Gesù che era eretico? Perché fu condannato a morte? Per bestemmia. Perché gli hanno detto tu bestemmi. Ecco. Quindi vedete che si può far passare per eretico persino Gesù Cristo. Siamo d'accordo che avesse il pensiero modernista, progressista e lubacca Giovanni Paolo II, ma non ha mai... Stava arrivando lì, no? Che, però attenzione, perché Giovanni Paolo II, essendo stato figlio di quella breccia aperta, c'è poco da fare, ha fatto proprio alcuni cambiamenti che però... Per esempio Benedetto XVI frenò la questione dell'ecumenismo, di una certa ecumania, lui ha frenato e come. La Chiesa in Germania, quando lui andò in Germania, gli si è rivoltata contro, perché l'avevano capito perfettamente che con lui non sarebbero riusciti ad andare oltre con l'ecumenismo. Quello che stanno facendo adesso, anche se meno lentamente di quello che speravano, più lentamente di quello che speravano, ma lo stanno facendo. Ecco, Dorotea, allora abbiamo specificato, ci siamo anche trattenute parecchio, ma ne valeva la pena, del problema di queste interviste, che del culto della personalità, sul vero e il falso magistero e così via. Andiamo proprio alla polemica, perché comunque un gioco sporco è stato fatto, possiamo negarlo. Ecco, la gente adesso abbia capito, perché tutto questo excursus storico, deve servire per farvi capire chi è questo Papa, chi è questa persona, cosa sta succedendo nella Chiesa e da chi è circondato, capite bene? Quindi è evidente che c'è una rottura con i pontificati precedenti, persino di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Esatto. Chi lo nega?
Ecco, allora, per esempio, Andrea Zambrano, dicevamo, oggi racconta bene quello che è successo e parla proprio di torta avvelenata. Non, perché non polpetta? Di solito si parla di polpetta avvelenata, ma perché lui dice torta avvelenata? Perché il regista che ha fatto questo gioco sporco è stato accolto, vedete in sovrappressione, in Vaticano con tutti gli onori. Addirittura gli è stato festeggiato il compleanno. Il Papa gli ha offerto lui stesso, non dalle sue mani, ma quello del suo del commesso, del maggiordomo, la torta di compleanno. E questo docufilm addirittura sarà premiato in Vaticano. È stato sicuramente visionato e controllato, se non direttamente dallo Papa Francesco, ma dal suo entourage, da quello che viene chiamato. Se tu raccontassi, perché così facciamo l'associazione di idee, perché ci sta, quello che accadde a Benedetto XVI su quando Dario Viganò, no, Monsignor il Vescovo, e Carlo Maria Viganò, quando, che era all'epoca, questo Dario Viganò era presidente delle comunicazioni vaticane, cosa fece? Fece un bello scherzetto, un'altra bella torta avvelenata, anzi, cosa avvelenata. Ecco, ricordala, perché la prassi è stata la stessa. Sì, sì. Fu chiesto a Benedetto XVI di commentare la collana La teologia di Papa Francesco. La prefazione, sì. Di questa collana di alcuni teologi, tutti uno più modernista dell'altro, la stragrande maggioranza erano tedeschi, sulla teologia di Papa Francesco. Papa Benedetto si prese un po' di tempo, rispose con una lettera declinando questo invito, dicendo ma che no, sì, proprio, sì, no, no. Declinando in modo molto severo. Molto severo, e spiegò anche che i teologi che erano stati scelti erano teologi che si erano opposti al pontificato, al magistero di Giovanni Paolo II, della Chiesa, Giovanni Paolo II. In particolare gli andarono addosso per la Veritatis Splendor. Che strana coincidenza. Ecco, e quindi rifiutò di fare questo. Dario Edoardo Viganò, che fece? Estrapolò dalla lettera di Benedetto XVI una frase in cui diceva che lodava la parte iniziale, che comunque ripeteva semplicemente la frase, esatto, come se volesse approvare quella teologia, quella collana teologica. E poi fortunatamente uscì la lettera intera. Lui nella foto, pensate un po', aveva coperto la lettera, sì, no? Aveva coperto la lettera così, sì, no? Aveva coperto la frase e aveva fatto fare le foto, ma vi rendete conto? Fortunatamente Sandro Magister, il vicedecano dei vaticanisti, riuscì ad avere la lettera intera e la pubblicò. Dove non solo... Si vede che si mise la mano sulla coscienza... per quanto era stata fatta sporca la cosa. Qualcuno, la segreteria di Stato, probabilmente, sì. Ma abbiamo, ci sono degli articoli anche. Sì, sì. Ma tutto questo per dirvi che è successa un po' la stessa cosa in Vaticano con questa storia, come sempre, che c'è dietro la regia. Non c'è niente da fare del Vaticano, che Bergoglio era al corrente, e che comunque sia lui, quello che fa il suo entourage, lui è d'accordo, lo approva. Infatti Edoardo Viganò non è stato buttato a calci fuori per una cosa così grave che ha fatto, è stato tolto da presidente delle comunicazioni, prima, ma è stato lasciato come assessore. Prima era prefetto, adesso è assessore, addirittura è stata creata perché non esisteva l'assessore alle comunicazioni, una carica che Papa Francesco ha creato ad hoc proprio per lui. Ma infatti dice Andrea Zambrano, l'inizio lo vogliamo leggere, Dorotea, perché almeno l'introduzione, perché è importante. L'operazione del docufilm Francesco non nasce a caso. Parte da lontano con un regista che gira un film omosessualista e viene premiato dalla critica homo e ora proda da star sulla TV dei Vescovi in Vaticano, dove il Papa gli offre persino la torta di compleanno. I gay scelti accanto al Papa non sono gay qualunque, li vedete nella foto, ma militanti e noti discussi.
E l'ultimo miglio, lo scalpo definitivo di una lobby gay che è riuscita nel suo intento, mostrare che la Chiesa finalmente è cambiata, che il Papa segue e sposa l'agenda LGBT, ma che viene costretto a frenare per via dei tradizionalisti cattivi, dei vescovi cattivi, dei fedeli cattivi che oppongono resistenza. Ma infatti questo ci fa ritornare alla famosa intervista del 2019, quella che vi abbiamo segnalato in spagnolo, perché lì poi ci sono contenute delle frasi che sono aperturiste, ma per esempio ha detto una frase scandalosissima per spiegare proprio questo suo, secondo lui, diciamo, modo giusto di esporre la questione. Ha detto un'aberrazione, dice: del resto è come abbiamo fatto per i divorziati risposati di Amores Letizia. Guarda Dorotea, abbiamo riaggiustato la dottrina, queste sono parole sue. Sto facendo partire, guarda, dietro di noi sto facendo partire il video, vado al momento in cui lo sta dicendo, in modo che lo vedano anche. Ma ci rendiamo conto? Ecco. È quello che dicevamo all'inizio, appunto, dove il Papa trova come giustificazione una citazione di San Tommaso d'Aquino o un insegnamento. Ma non è così, perché fu quello che gli contestarono anche, tra le altre cose, i quattro cardinali sui Dubbia. È uno dei Dubbia, l'uso e la strumentalizzazione di quella frase. Esatto. Segno evidente che a Bergoglio non gliene frega niente come tu l'hai capita. Lui ti dice: tu la devi capire come la capisco io. Perché vedete, il concetto che lui ha di dottrina, lui sa che ci sono dei paletti, però ha questo problema, che quello che ha detto Gesù è finito con la morte degli apostoli, ora c'è il tempio dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo viene la Chiesa, questo spirito, perché non è lo Spirito Santo... dividono un po'. Sì. Lo Spirito Santo continua questa rivelazione nel tempo, quindi per lui correggere, sistemare è sempre fonte della rivelazione. Lui dice: c'è una dottrina che è finita, ma c'è una dottrina che continua. Quella che è finita io non la tocco, ma la devo sistemare nel tempo. Questo è il problema. Questo è l'uso della parola riaggiusta. Abbiamo riaggiustato la dottrina per i divorziati risposati. Capite, vedete, lo Spirito Santo viene ad aggiustare ciò che è sviato, a rimettere a posto l'eresia, e questo l'aveva spiegato anche Fontana, l'eresia per il modernista non esiste, è semplicemente un modo diverso, ma valido, di vedere la stessa cosa. Ecco, San Tommaso cosa diceva infatti? Non ho la mela, prendo la penna. Questa è una penna, chi non è d'accordo vada via. Il modernista cosa ti dice? Questa è anche una penna. Allora, però noi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, 1983, il nuovo diritto canonico. Il nuovo diritto canonico depenalizza la pena per i divorziati. Esatto. La comunica. Adesso stiamo ben attenti. Fare una scomunica significa semplicemente, lo dice il termine, scomunica, cioè non sei più in comunione. Se tu non sei più in comunione, non puoi più ricevere l'Eucaristia, ma non sei buttato fuori, ancora non lo sei buttato fuori dalla Chiesa. Puoi vivere in penitenza. Puoi vivere, che ne so, in clausura, inventatevi quello che volete, eccetera, secondo del peccato, in questo caso la castità, la continenza, tutto, ecco, capito? Non sei proprio fuori, puoi rimediare in un'altra maniera, ma se sei divorziato, tu non puoi ricevere la comunione. Va bene? Allora hanno cominciato a, qui sarebbe da usare una brutta parola, il cervello, scusate, ma perché
Ma eccolo il modernismo. Ma tanti divorziati il divorzio non lo volevano. Ma non è dipeso da loro, ma non è stata colpa loro, ma dovevano per forza divorziare. Perché una volta si diceva, se tuo marito ti ha ripudiato il coso, tu lascia perdere, non devi fare tu il divorzio. Adesso però, col fatto del divorzio subentrato con la legge civile, anche chi non lo vuole è costretto a subirlo. Ma chi lo subisce è un altro discorso, però. Però chi lo subisce, anche se è un altro discorso, sì, però è lì il problema, è quello che hanno sollevato. Dovevi togliere il concetto di scomunica a tutti, però non hanno specificato questo, l'hanno specificato poi nelle catechesi, e questo è stato un errore di Giovanni Paolo II, nel senso che le spiegazioni che tu hai dato dopo, le leggono e non le leggono, adesso sono tutte spazzatura, non gliene frega niente a nessuno quello che ha detto Giovanni Paolo II. Sì. Niente, questo è il problema, mentre restano ancora un po' in vita, anche se con appunto, no, il respiratore, i documenti di questi pontificati, perché questo pontificato sta facendo fuori tutto. E la Chiesa Nuova ormai è partita, è cominciata, ma lui non sta facendo altro che realizzare le aperture che hanno fatto i suoi predecessori, o quelle aperture che anche con i paletti le hanno fatte i loro predecessori. Perché se una cosa tu gli togli la scomunica, non è più reato. E perché se non sono più scomunicato io non posso più fare la comunione? Me lo spiegate? Questo però nasce, è una conseguenza, l'ha spiegata molto bene Don Stefano Caruso. Eh sì. Don Stefano Caruso, che ha anche collaborato con Monsignor Antonio Livi, ecco, questo lo dico per chi non conosce Don Stefano Caruso, ecco. Purtroppo con la nuova ecclesiologia che ha vinto al Vaticano II, cioè quella della Nouvelle Théologie, si è parlato, prima o si era in comunione o non si era in comunione con la Chiesa. Adesso invece, forzando la Lumen Gentium, si parla di chi non è in piena comunione con la Chiesa. Quindi per i divorziati risposati si è usato lo stesso termine. Non sono in piena comunione. Non sono in comunione, ma non sono nemmeno scomunicati. È una via di mezzo. E giustamente Don Stefano Caruso faceva l'esempio: o, scusate, o si è incinta o non lo si è incinta. Quindi anche qui adesso vogliono separare, e qui ritorniamo al discorso fatto ieri nel video. Scusate, anche qui, se una persona ha questo problema, o lo è o non lo è, allora devi affrontare il problema come l'ha affrontato sempre la Chiesa. E invece che ti fa il gesuita? Ha separato gli affetti dagli atti. Ecco perché nel video, quello sempre dell'intervista integrale originale in spagnolo, lui ti condanna agli atti, lo dice, c'è un passaggio dove gli atti vengono condannati, ma non gli affetti. Però attenzione, perché gli affetti devono essere, lo spiega anche San Pier Damiani, no? Devono essere ordinati a Dio. San Pier Damiani, che è dottore della Chiesa, se non erro. Però San Pier Damiani non separava affetti dagli atti, perché gli affetti portano agli atti. Se gli affetti non sono corretti, no? E non si dice subito stai attento al tipo di amore, perché si può amare in amore sbagliato. Se tu strumentalizzi, insomma, tutta una serie di catechesi vere e proprie, l'affetto ti porta all'atto. Lo vediamo anche nelle coppie etero, scusate, ma chi è quell'imbecille che si può accontentare di 10, 20, 30, 40, 50 incontri facendo sbaciucchiamenti o, come si diceva, la pomiciata? È ovvio che alla fine all'atto ci arrivi. Non prendiamoci per i fondelli, è una tentazione. Questo, ripeto, Infatti, per una coppia normale, naturale. ricordo che in una catechesi degli anni Ottanta fece scandalo quando Giovanni Paolo II disse che anche guardare la propria moglie e desiderarla, anche lì si commette il peccato, perché nemmeno la moglie è oggetto del tuo, può essere oggetto del tuo pensiero violento. E fece scandalo, ma come, nemmeno la moglie? No, nemmeno la moglie, perché la prima donna che devi rispettare è tua moglie, no? Quando Gesù si riferiva, quando Gesù ha detto questo agli apostoli, chi guarda una donna e l'ha desiderata, già ha commesso peccato nel suo cuore, guardate che si rivolgeva proprio anche agli uomini sposati. Guardate, noi donne senza Gesù, povere noi, povere noi.
Gesù ci ha portato proprio, ci ha tirato fuori, perché se vedete infatti queste religioni, fateci caso, tutte tendono a buttare giù la donna, un oggetto. E la Chiesa, molti ci dicevano, no? Vabbè, ma anche la donna, perché se deve procreare, deve... Sì, ma lì subentra il concetto di una cooperazione con Dio, perché quel figlio non è tuo. Esatto. Quel figlio non è tuo, non è mio, non è tuo, non è vostro, appartiene a se stesso, ma in funzione di un Dio che l'ha creato. Questo si va a battere lì. Per questo la Chiesa non accetta la fecondazione in vitro nemmeno fra moglie e marito. Esatto, perché manca l'atto, manca l'affetto. Ecco, capite? Manca l'affetto che porta all'atto procreativo. Uno dice sì, ma se io l'atto procreativo non lo posso fare, adotti. Perché all'affetto deve seguire la vita, non quello che piace a te, quello che piace a me. Capite l'atto che cos'è? Se l'atto procreativo non ti porta i figli perché hai dei problemi, ne adotti qualcuno. Esatto, Ed è lì l'atto che si compensa. No, perché poi siamo come diceva Jérôme Lejeune, il grande medico francese, siamo arrivati all'atto senza la procreazione, adesso invece c'è la procreazione senza l'atto. Siamo le comiche. Ecco, Dorotea, racconto solo una cosa a proposito della donna. Quando la vicepresidente dell'Unione Atei Razionalisti si batteva per togliere i crocifissi dai luoghi pubblici 10 o 15 anni fa, mi piacque una risposta di Vittorio Sgarbi. Quindi, per dire, certe verità vengono fuori davvero da tutti. Gli disse: tu sei una grande ipocrita, perché tu, donna, se sei qui in televisione potrai parlare, lo devi a quel crocifisso che tu disprezzi. Senza quel crocifisso tu saresti in cucina. Le disse proprio così. Vero, vero. E questo è grave, che noi donne a questo, capite, poi la più grande guerra è partita proprio da certe donne. Ecco, Bergoglio che difende per esempio le donne, per carità io non posso entrare in merito ai suoi modi di pensare, però apriamo le donne, è l'unico papa di questo ultimo secolo, che non ha una donna nella sua segreteria. Scusate, scusate. E apertura, 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 e poi in verità Bergoglio non fa altro che portare avanti l'agenda che era la congregazione 32esima o 33 della... Dei Gesù, sì, 74-75, la 32esima, sì. La 32esima congregazione gesuita che cambiò, perché ci fu anche l'espressione, non lì dentro, ma di chi aveva capito e partecipato, che si trattava della fondazione di una nuova compagnia. Esatto. Era in verità la compagnia di Pedro Arrupe. Infatti c'è stata una biografia recente anche di Pedro Arrupe, che sottotitolo era Pedro Arrupe, sottotitolo Il secondo fondatore. Il secondo fondatore. Voi pensate che in quegli anni 70 ci fu una moria di gesuiti, soprattutto in Spagna, che non volevano aderire, e chiesero al Papa Paolo VI un aiuto, non lo E ricevettero. sapete da chi furono messi a tacere? Da un giovane Martini e da un giovane Bergoglio. Che Quindi anche se non si sopportavano, ma nel difendere Arrupe, furono uniti. furono uniti, sì, tanto è vero che noi lo vediamo spesso, un giovane Jorge Mario Bergoglio con Pedro Arrupe, mentre non lo vedremo più accanto a combattere insieme al successore, che guardate il caso fu quello che disse a Giovanni Paolo II: no, non lo faccia vescovo. Padre Converbeck. Ecco, sì, io non lo so pronunciare, per questo non l'ho detto. Ma Giovanni Paolo II non gli diede ascolto. Quindi, come vedete, Bergoglio non cade dal vero. C'è tutta una questione, quindi noi dobbiamo arrivare a una conclusione, scordatevela perché non ce l'abbiamo. E andatevi a leggere, certamente c'è un articolo bello di Stefano Fontana. Ecco, anche se lui l'ha fatto ieri, quando ancora non si era Eccolo chiarita qua. questa storia di questa frase specifica che è stata inventata,
però tutto il resto è vero. Dove lui spiega. La mentalità, il suo desiderio che lo Stato faccia qualcosa Sì. c'è, ma noi non possiamo attaccare il Papa sulle intenzioni. Ecco, Noi però dobbiamo attaccare il ricordiamoci. Papa sulla questione dottrinale. Però ricordiamoci una cosa, che quello che molto spesso quello che non si riesce a ottenere direttamente lo si ottiene indirettamente. Per esempio, ricordiamoci negli anni 70, quelli che volevano le cosiddette seconde nozze nella Chiesa si batterono per il divorzio. Padre Turoldo, per esempio, fu lui che si batté per il divorzio, un sacerdote. Chi era poi il rosario, Ecco, eh? Prese il io non so, rosario, sì, eh? basta, Lo sì. strappò Sì, ma non lo fare tu però. Non lo fare tu però. no. No, 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 no. Ai tempi di Gesù, quando Caifa si stracciò le vesti e lo trovò reo di bestemmia, quindi meritava la morte, perché lo portarono da Pilato? Perché i romani non si erano arrogati giustamente, perché erano loro il potere politico, l'autorità per la pena di morte. E Pilato dice a Caifa: scusa, se è un reato religioso, veditela tu, a me non mi interessa. E Caifa cosa risponde? Io non lo posso fare, a noi non è permesso mettere a morte nessuno. Vedete che chi devia, ed era legittimo sommo sacerdote dell'epoca, Caifa, si serve dello Stato per arrivare dove non può arrivare. Si sta facendo oggi la stessa cosa. Voi pensate, per esempio, parte dell'episcopato canadese ha detto sì a dare gli ultimi sacramenti a chi si suicida. E sapete come l'hanno giustificato? Perché c'è una legge dello Stato. Esatto, cioè è stato stravolto anche il discorso di Cesare e Dio e della divisione, che questo è sbagliato, perché quando gli fa comodo fanno la distinzione, che è il termine giusto, tra Stato e Chiesa, mentre quando non gli fa comodo c'è separazione. Ora, la separazione è un'aberrazione, è un'eresia. Non esiste la separazione tra Stato e Chiesa. Ma c'è distinzione dei ruoli, dei Sono compiti, tra di autonome. Cesare quello che è di Cesare, Dio quello che è di Dio, ma anche quello che è di Cesare Deve essere deve Cesare. essere di Dio, Anche perché Gesù, perché il potere gli viene da lo Dio. dice Gesù, tu non avresti, lo dice a Pilato, nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. E chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Stiamo attenti quindi, perché giustamente, l'abbiamo detto in una tavola rotonda, Dorotea, con l'aborto, col divorzio, con l'eutanasia, con le leggi LGBT, con la scusa comunque di tutelare qualcun altro, perché purtroppo ci saranno dei bambini che saranno comprati, venduti, noi stiamo facendo questa, stiamo consegnando un'altra volta a Cristo, con le nostre stesse mani, ai suoi nemici, cari amici, rendiamoci conto. E quelli che dicono: ma io non lo farei mai l'aborto, ma non posso impedire a un altro di farlo. State facendo quello che state facendo, proprio quello che Gesù dice. Chi mi ha messo nelle tue mani è una colpa più grande. State attenti. E pagheremo Quindi, tutti, perché io avevo un anno, per esempio, al referendum sull'aborto e non avrei votato. Non potevo votare, quindi avrei votato no. No all'aborto, ma comunque lo pago anch'io, lo paga anche Dorotea che ha votato contro l'aborto, lo paghiamo tutti. la mistica della riparazione, la mistica della riparazione. Questo è l'unico modo che noi abbiamo, sono due che non vanno separati. Formazione con l'informazione corretta e la preghiera. Il sacrificio, la mistica della riparazione, perché questo pontificato si può affrontare solo così. Ecco, fate girare il video di Giovanni Paolo II, le sue parole: non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne, ed ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all'adozione di figli privi di famiglia. A questi figli si reca un grave danno, parole di Giovanni Paolo II. Io non so, poiché in questa famiglia supplente, tra virgolette, è messo, essi non trovano il padre e la madre, ma due padri o due madri.
Senti Dorotea, allora io direi ci avviamo alla conclusione, leggiamo un brano di quello che ha detto Monsignor Carlo Maria Viganò, come reagire a questa polpetta avvelenata, a questa torta avvelenata che ci hanno cerchiamo di lanciato. capire bene anche queste parole, perché stanno un po' travisate in giro. Sì. Eccoci qua. Infatti, dice Monsignor Viganò, ecco, l'ha pubblicato Aldo Maria Valli e anche il sito Le Cronache di Papa Francesco l'ha ripubblicato, questa sua dichiarazione. È vero che è stata resa pubblica prima che si chiarisse che il Papa non aveva detto quella frase, però attenzione, per il gioco sporco che è stato fatto, comunque le raccomandazioni di Monsignor Viganò sono validissime e le facciamo anche nostre. Ecco, infatti Monsignor Viganò dice... attenzione, queste parole costituiscono l'ennesima provocazione con cui la parte ultraprogressista della gerarchia cerca di suscitare ad arte uno scisma, come ha già tentato di fare con l'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, la modifica della dottrina sulla pena capitale, il sinodo panamazzonico e l'immonda Pachamama, la dichiarazione di Abu Dhabi, poi ribadita e gravata dall'enciclica Fratelli Tutti. Pare che Bergoglio cerchi sfrontatamente di alzare la posta in un crescendo di affermazioni eretiche in modo da costringere la parte sana della Chiesa, episcopato, clero e fedeli, ad accusarlo di eresia per poi dichiararla scismatica e nemica del Papa. Sì. Ecco, fermati qua, perché stanno usando queste parole di Viganò, Monsignor Carlo Maria Viganò, per dire che sta spingendo allo scisma. No, No, è l'esatto opposto. esattamente l'opposto, cioè che di non cadere in questa trappola, ed è quello che noi stiamo tentando di fare da tempo, di aiutarvi a capire. Non abbandonate la Chiesa e non delegittimate questo pontificato. Perché cadete in eresia, lo dice il diritto canonico, perché non spetta a noi laici soprattutto, sentenziare una scomunica a un papa. Ma ci rendiamo conto? State attenti, noi possiamo dire, certo che sono sbagliate queste cose che sta facendo Bergoglio, sono sbagliate. La conclusione la deve prendere, e mo lo dirà appunto Monsignor Carlo Maria Viganò. I vescovi la devono prendere, i cardinali, non un laico. Esatto. Quindi state attenti, sta dicendo non cadete in questa trappola, cioè ci vogliono portare proprio alla scomunica noi, cioè allo scisma noi. Mettendoci contro il Papa o dichiarandolo non Papa. Ecco, noi mettendoci contro Bergoglio, dicendo che non è Papa, lì si cade nella scomunica. Esatto. Quindi, infatti, continua Monsignor Viganò, che si sta cercando di costringere alcuni cardinali e vescovi a separarsi dalla comunione con lui, col Papa legittimo che è Bergoglio, ottenendo come risultato non la deposizione per eresia, ma l'estromissione di chi dice la vera eresia, ma l'estromissione dei cattolici che vogliono restare fedeli al magistero perenne della Chiesa. Questo tranello avrebbe, nelle presumibili intenzioni di Bergoglio e del suo cerchio magico, lo scopo di consolidare il proprio potere all'interno di una chiesa che sarebbe solo nominalmente cattolica, ma in realtà eretica e scismatica. E questo inganno si avvale dell'appoggio dell'elite globalista, dei media mainstream e della lobby LGBT, alla quale purtroppo non sono estranei molti chierici, vescovi e cardinali. Sì. Capite? Qui c'è poco da commentare, c'è poco da commentare. Certamente lo diciamo da tempo che lui, Bergoglio, si circonda, cioè, certo, ma voi pensate che potenziale, che potenza hanno avuto adesso i gesuiti? E poi pensate che per 20 anni, Bergoglio non li frequentava più. Quando veniva a Roma lui non andava più neppure lì. E si isolava per conto suo, non andava a dormire dai gesuiti, ma andava a dormire nelle case ecclesiastiche. E a Via della Scrofa, lì che c'è proprio un Sì. albergo per i religiosi, ma non frequentava più i gesuiti, Dopo non li frequentava l'accantonamento proprio. di Pedro Arrupe, sì. Dopodiché, ma guarda un po', appena è diventato papa, piano piano, piano piano, piano piano, c'è stato un escalescio, è tutto in mano loro. È tutto in mano loro. Ora uno dice, beh, vabbè, allora siccome un papa non può sbagliare, quindi il papa è eretico, per cui Bergoglio non è papa. No, non fate questa equazione stupida che altri hanno fatto.
Lasciate perdere la mafia San Gallo, ne abbiamo già parlato, visto che continuate a domandarla. Non c'entra niente la mafia San Gallo, non c'entra niente. Poi spiegheremo meglio. Non si può delegittimare un papa così, nemmeno perché esce un cardinale e la dice. Beh, uno e ne è uscito e ha detto la sua contro ben 100 e passa che l'hanno, non dico tutti votato, ma che erano lì a conclave. Se non si alzano loro, mettetevi l'anima in pace. L'ha già spiegato il cardinale Burke. Del resto, quello che noi possiamo fare è solo difendere la dottrina, noi possiamo fare solo questo. Chi la vuole capire la capisca. Quando a noi ci dicono, ma per colpa di questo papa la chiesa si svuota, e no. E anche per colpa di questi cattolici che fanno questo casino, che fanno spaccature, che fanno divisioni. Sono per colpa di cattolici battezzati che appoggiano invece certe leggi, è per colpa loro che si abbandona, non è sempre solo colpa di un papa. Esatto. Ognuno c'è il libero arbitrio. Infatti, concludiamo, ecco, Dorotea, con Monsignor Viganò, che dice: come cattolici siamo chiamati a schierarci perché difende la vita, la famiglia naturale e la sovranità nazionale. Pensavamo di avere al nostro fianco il vicario di Cristo. Prendiamo dolorosamente atto che in questo scontro epocale colui che dovrebbe condurre la barca di Pietro ha scelto di schierarsi con il nemico per affondarla. Quindi, cari amici, lo dice. Non sta dicendo che non c'è. Non sta dicendo che non è. Sta dicendo che si è schierato dalla parte sbagliata. Ecco, Dorotea, io volevo solo fare una piccola considerazione su questo. Io stessa, fino a pochi anni fa, che durante un pontificato si arrivasse a tanto, mai lo avrei nemmeno pensato, per me era impossibile. Però invece che un papa potesse arrivare a tanto, ecco. Però invece, se ci pensiamo bene, la Chiesa, che deve soffrire quello che ha sofferto il suo sposo Cristo, adesso sta vivendo il suo Giovedì Santo, l'inizio del suo Venerdì Santo. E se ci pensiamo bene, ai piedi della croce, dov'era Pietro? Non c'era, era nascosto, addirittura aveva rinnegato 3 volte. Ai piedi della croce c'era solo un apostolo, la maggioranza degli apostoli erano nascosti, c'era solo Giovanni. Ma perché c'era Giovanni? Perché lui è stato con la Vergine Maria, che è stata col figlio fino alla fine. Giovanni rappresenta quei vescovi, quel clero che rimane con Cristo fino alla fine, con la Chiesa. E le pie donne siamo noi laici, che restiamo ai piedi della croce insieme alla Vergine, la corredentrice. Voi nelle cronache del Vangelo avete mai sentito Giovanni che rimprovera Pietro? Mai. O Maria che faccia il rinnegamento. Ecco, e quando si dice appunto anche Paolo riprese Pietro, è vero, ma non l'ha delegittimato perché aveva sbagliato. State attenti, perché e questo ecco, si chiudiamo davvero. Sì, sì, sì. Perché siamo partiti dal tutto il discorso sull'infallibilità? Perché questo concetto di infallibilità, che parlavo di boomerang, se vi ricordate, si sta ritorcendo contro a noi. Perché? Perché ormai il Papa è avvolto, no, in un domo pac aureo, intoccabile. È un'icona intoccabile. Il Papa non si tocca. No, noi diciamo il papato non si tocca, capite? Il ruolo del papa non si tocca. Certo, poi naturalmente cerchiamo di dare una mano, se ci ascoltasse, al papa regnante, ma lo facciamo così con tutta umiltà. Il problema è che abbiamo a che fare non con un fedele della Chiesa normale, ma con un gesuita che è diventato papa. Posso fare una domanda diretta, Dorotea? Un gesuita rimane gesuita anche da papa? Bella domanda. non è provocatoria la domanda, perché, per esempio, qui davvero chiudiamo, uno dei più grandi papi di tutta la storia della Chiesa, che è stato un grande santo, San Pio V, era domenicano, confratello di Dorotea. Dorotea c'ha un papa, ha un papa confratello addirittura. Esatto, più di uno. È stato forse il più grande papa di tutta la Chiesa, però la sua spiritualità domenicana lo ha aiutato nell'essere papa, ma non ha, come dire, il papato ha cercato di far diventare il papato domenicano o tutta la Chiesa domenicana. Questo, ecco.
Lui sta gesuitizzando, quante esatto. volte l'abbiamo usato questo verbo, sta gesuitizzando la Chiesa, e a noi quello che dispiace è che molte testate giornalistiche buone, valenti, forti, niente da fare, e i gesuiti non si toccano, perché hanno secondo me una concezione sbagliata. I tradizionalisti stessi, i gesuiti non si toccano, De Lubac non si tocca, si può toccare Runner, sì d'accordo, ma mica è tutta colpa dei Runner. Pedro Arrupe è un altro intoccabile, perché stanno per aprire, vogliono aprire il processo di beatificazione. Tanto devono Runner ha trovato la tavola apparecchiata, poi lui ha messo dentro la pietanza, ma la tavola apparecchiata no, l'ha trovata. Siamo in un bel sì, bordello, perché tutto sì. sommato parliamo della sposa di Cristo, parliamo di questo, e il Cantico dei Cantici parla tanto di questo adulterio, di questo tradimento, ma grazie a Dio la sua fedeltà, la fedeltà di Cristo, dello sposo, non verrà mai meno. E state tranquilli che quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, allora ci sarà di nuovo Pietro che griderà dai tetti che Gesù Cristo è l'unico vero Dio e l'unico vero salvatore dell'umanità. Quindi state attenti, perché non, la tentazione adesso è di delegittimare questo pontefice. Questo sta dicendo Viganò, non cascateci, non cascateci. Poi andiamo avanti con le correzioni, quello sì. Perché è vero, sì, solo un'ultima cosa, è vero che ci sono, per esempio, Sant'Atanasio, non si staccò mai dal Papa e fu scomunicato, però attenzione, lui non dichiarò mai, e Liberio aveva le sue colpe, i suoi limiti, non lo dichiarò mai che era decaduto o che era eretico, non si staccò mai dal Papa. Guardate che se fosse così facile accusare Bergoglio di eresia, ma guardate che noi abbiamo fiori di canonici, e che sono quelli che studiano davvero il diritto canonico, che ne sanno 10.000 volte più di noi. Ce ne sono fiorfiori in tutto il mondo, non sanno che pesci prendere, non sanno dove mettere le mani, perché è talmente furbo che lui non fa pronunciamenti eretici. Ma guardate che essere accusati di eresia nella Chiesa, ma ce ne vuole, ma che vi credete che basta cambiare e scambiare A con B? Certo che è sbagliato scambiare A con B, certo che è, diciamo, dottrinalmente scorretto, tutto quello che volete, ma non delegittima un papa. Fino adesso lo si può accusare, come spiegò Monsignor Livi, di malgoverno, di aver propagato eresie e errori, ma non di eresia formale. E quindi mettiamoci l'anima in pace, preghiamo e soffriamo la mistica della riparazione. Tornate a vedere, ricordiamo che non si può curare un male con un altro male, cioè se noi vogliamo curare un male fatto da questo pontificato, non è che lo possiamo curare con la menzogna. Oppure creare frasi e dire l'ha detto il Papa. State attenti ai media. Mi raccomando. Dorotea, concludiamo con la preghiera. Sì, e tra l'altro è proprio mezzogiorno, quindi io farei l'angelo. Ok. Cioè da noi in questo momento che stiamo registrando è mezzogiorno. Ok. Quindi io farei l'Angelus Domini. E ti dispiace se lo dico in latino? Assolutamente no. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieri, Angelus Domini, nunciavit Marie, et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi, secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis e Santa Dei Genetrix, ut dignificamus pio promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostre si infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus per passione meia sate crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In Sì. E principio et nunc et semper et di in saecula secola saeculorum. seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In principio Prima, et nunc nunc et sempre, semper et in saecula secola saeculorum. seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sic ut erat Dal in principio principio, et nunc nunc et e sempre, semper e et di in saecula saecula saeculorum. seculorum. Amen. Amen. Pro fidelibus defunti, requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua lucea Tei. Requiesca in pace. Amen. Amen. Angele Dei. Qui custos est Smei. Tei. Me tibi commissum, pietate, superna illumina custodi rege, et guberna. Amen. Ringraziamo Sì. tutti, grazie per la pazienza e speriamo di avervi aiutato a Fatto. capire. Per cortesia, nei commenti, non continuate con la solita tirutera, non continuate con le scomunicare Papa, destra, sinistra, manca. Cercate di capire un po' la difficoltà anche dell'argomento e non diteci che non abbiamo detto il sì, no, no, perché dottrinalmente vi abbiamo detto sì, no, no, su quello che non possiamo, non possiamo. Esatto. Laudetur Jesus Christus, ave. Sempre laudetur, Ave Maria. Ave Maria, E grazie a grazie a tutti. tutti.